stati da Simone Inzaghi, che è con noi ai nostri microfoni insieme a Davide Bernardi. Buonasera intanto e complimenti Inzaghi, benvenuto. Grazie, buonasera a voi. Sì, è una partita, è una vittoria dal valore grandissimo, perché giocavate contro una delle squadre più in forma del campionato. Non so se come contro il Genoa, ancora una volta, considerando che tra poco c'è l'Atletico, si porta via questa voglia della squadra di non prendere gol, questa capacità anche di non prendere gol, che non è banale, e di saper leggere ancora una volta una partita molto complicata. Sì, siamo molto felici perché abbiamo onorato il compleanno dell'Inter con una vittoria che per noi era importantissima. Insomma, manteniamo il distacco da chi ci insegue e abbiamo, a parere mio, meritato ampiamente il vantaggio nel primo tempo. Poi nel secondo tempo è salito il Bologna, insomma, che ha dimostrato di meritare la classifica che ha, è un'ottima squadra e tutti insieme abbiamo sofferto più del dovuto, un pochettino di stanchezza, un pochettino il pensiero anche della gara importantissima che avremo mercoledì, però insomma, primo tempo, rivisto il gol adesso una volta, si faceva gol da quinto a quinto, fare un gol da terzo a terzo è una soddisfazione per me e per tutto lo staff, è incredibile, va dato merito a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario, ma sappiamo che mancano ancora in campionato 10 partite. Ecco, io proprio da terzo a terzo rimango, perché qualche settimana fa da noi sul divano, parlando con Marco Parolo, aveva raccontato che aveva offerto una cena ai tempi della Lazio per il gol. Anzi, glielo facciamo sentire perché abbiamo proprio l'estratto di quel, così rinfreschiamo la memoria. Arriviamo subito. Eccolo, lo sentiamo. Alla Lazio ci avevi fatto una scommessa che se faceva il primo gol quinto pagavi una cena. Adesso sei arrivato, provi a fare terzo per quanto li mandi in avanti. Cioè, dov'è che gli offri una cena ai ragazzi? Quello, insomma, a questi ragazzi dovrei offrirgliene più di uno di cena. Chiaramente il calcio, Marco, è sempre in evoluzione. La Lazio è passata parecchio tempo, quinto, per uno che gioca con questo modulo era importantissimo, adesso si può fare terzo, non è semplicissimo, però diciamo terzo-quinto si può fare. Vabbè, se fai terzo, però poi è una bella cena, cioè si fa gol cross di Bissek, gol di Bastoni a chiudere. Assolutamente, quello lo sanno i ragazzi. Tra l'altro Marco ha anche indovinato la combinazione, al contrario ha indovinato, mi sa che una cena questa volta non basta, mister. Ma assolutamente, insomma, dovremmo trovare il tempo, perché a questi ragazzi da tanto tempo che mi hanno regalato grandissime emozioni, trofei, vittorie, quindi gliene devo più di una. È normale che giocando così tanto, anche oggi era la sesta partita in 20 giorni, non è semplicissimo trovare un giorno dove poter andare a cena, ma sicuramente troveremo il tempo. E insomma, a Marco Parolo gli ho sempre detto che sarebbe diventato un grande allenatore, però nel frattempo sta andando bene anche in televisione e quindi sarà indeciso per il futuro. Sempre sul divano comodo lui, però noi ci prendiamo l'acqua, diletta. Come sta andando Strama invece, Inzaghi, in televisione? Sta andando bene? Benissimo. Ciao Simone, buonasera e complimenti. Guarda, io ho detto in telecronaca che l'Inter ha vinto una partita importantissima e probabilmente negli ultimi mesi il Bologna nel secondo tempo è l'unica squadra probabilmente che vi ha messo così in difficoltà. Ora, facendo il perfezionista, quello che tu, tra virgolette, non sei riuscito a vedere nel secondo tempo di una partita meritata, strameritata nel primo, cos'è, Simone? L'Inter non è riuscita a fare quello che aveva fatto il primo tempo per merito del Bologna, un pochino per un calo di intensità, o ci sta da un punto di vista fisiologico? Ma chiaramente l'abbiamo già accennato con i ragazzi, primo tempo ottimo, abbiamo giocato bene a calcio, abbiamo fatto quello che ci eravamo ripromessi in questi tre giorni. Secondo tempo il Bologna è cresciuto, le pressioni erano più forti rispetto al primo tempo e noi abbiamo occupato meno bene il campo, abbiamo giocato tecnicamente meno bene e quindi abbiamo sofferto il giusto, perché penso, insomma, c'è stato il tiro di Zirkzee che ha preso un suo compagno e tutti insieme abbiamo fatto un po' di densità bassa. Solitamente ci capita poco di farla, stasera l'abbiamo fatta più del dovuto, ma è anche merito del Bologna. E non dimentichiamo che
per noi è la sesta partita in 20 giorni, quindi siamo passati in questi 20 giorni in tantissime partite che ci ha fatto perdere qualche giocatore. Stasera mi dispiace chiaramente per Arnautovic, che ha sentito qualcosina. Augusto non si sentiva al polpaccio libero alla fine del primo tempo. È normale che con così tante partite qualche giocatore purtroppo lo si perde. Speriamo che questi due ragazzi rientreranno presto con noi. Ma c'è mai tempo per, insomma, pensare all'emozione di Simone Inzaghi? Nel senso, oggi avete portato a casa una vittoria importantissima contro un Bologna, c'era un tabù anche da sfatare. C'è davvero mai il tempo per rendersi conto di quello che si sta facendo nel calcio? Che già tra quattro giorni c'è l'Atletico Madrid. Le capita mai di fermarsi e dire: aspetta un attimo, ho bisogno anche di pensare a tutto quello che stiamo facendo di bello? Sì, è chiaramente un pensiero che lo faccio sempre insieme alla mia famiglia, al mio staff, ma purtroppo il calcio va molto forte e chiaramente, essendo all'Inter, abbiamo sempre l'obbligo di presentarci ogni 72 ore nel migliore dei modi. Sì. Chiaramente in campionato stiamo facendo qualcosa di straordinario, ma nonostante questo non siamo ancora sicuri dell'obiettivo che abbiamo. Sappiamo che mancheranno 10 partite importantissime ed oggi, insomma, non era semplice, dopo 12 vittorie nel 2024, far la tredicesima contro un avversario che aveva perso il 18 agosto in casa, poi non aveva più perso una partita. Però ho la fortuna di allenare una squadra forte e consapevole che mi dà grandissime soddisfazioni, che è giusto, qualche volta riesco a condividerla con loro, ma a volte mi tengo tutto dentro, ma sono fatto così. Si vede, sì, qualche volta. Simone, hai parlato giustamente che poteva esserci anche un pochino di testa all'Atletico, è fisiologico. Se dovessi scegliere una cosa che tu, non dico la parola temi perché magari l'Inter gioca sempre a testa alta contro tutti, però una cosa che ti preoccupa di più di questa partita, le individualità, il collettivo o l'ambiente del Wanda Metropolitano? Se dovessi dire una cosa più nella tua testa che hai in mente per questa gara. Sicuramente l'Atletico è una squadra che cambia tantissimo dal giocare in casa in trasferta, quindi sappiamo cosa troveremo, sappiamo che giocatori hanno, che tipo di allenatore è il Ciolo, quindi noi abbiamo tre giorni, ma anche loro hanno giocato stasera, quindi cercheremo di prepararci bene per mercoledì. Chiaramente il fattore ambientale, Wanda Metropolitano, chiaramente qualcosa influirà, però la prepareremo nel migliore dei modi perché è un obiettivo che ci siamo prefissi di poter andare avanti. E non è difficile anche preparare una gara con tante individualità diverse? Potrebbero schierare diverse soluzioni, Simone, da un punto di vista tattico? Sì, lo sappiamo, insomma, oggi ha fatto qualche cambio davanti, oggi avevano fuori qualche giocatore che anche loro, come noi, cercheranno di recuperare per mercoledì, però al di là dei giocatori cercheremo di preparare la partita nel migliore dei modi, sapendo che troveremo un bel ambiente, ma ci siamo abituati perché, insomma, l'anno scorso penso agli ottavi e ai quarti, a Oporto e a Lisbona, abbiamo trovato degli ambientini tutto sommato non proprio teneri. E Simone, nel salutarla le faccio i complimenti non solo per la sua squadra, per il collettivo, insomma, ma anche per i singoli e nel caso specifico per Nicolò Barella, che prima è venuto ai nostri microfoni per scusarsi relativamente, insomma, a quell'episodio di Genova, ecco, per la reazione. Non è scontato neanche questo, insomma, che un ragazzo si presenti davanti alle telecamere e chieda scusa. Assolutamente no, gli fa onore, l'ho sentito perché vi stavo guardando e è stato un bellissimo gesto, insomma, a volte l'adrenalina, insomma, noi allenatori a volte siamo i primi per l'adrenalina a sbagliare, può capitare, ma è giusto rendersene conto. No, tu non sei mai uscito dall'area tecnica stasera, mai uscito dall'area tecnica. No, no, sono uscito solo nel momento che c'era stato un po' di tensioni, scherzo. Dobbiamo salutare, grazie mille Simone Inzaghi, complimenti davvero, in bocca al lupo per la sfida contro l'Atletico Madrid. Grazie.